Siamo a Padova, nella loggia del Palazzo della Ragione, che è un edificio straordinario per la città di Padova. È un edificio che ha la base duecentesca e trecentesca, è uno dei più grandi edifici al mondo, che ha le fondamenta in legno ed è un grandissimo salone a navata unica, al centro della vita civile cittadina fin dal XIV secolo. È un po' un orgoglio della città perché è il più antico centro commerciale al mondo nella parte a piano terra, mentre la parte superiore è sempre stata utilizzata come luogo di esercizio della giustizia. Si chiama Palazzo della Ragione proprio per questo motivo qui. Oggi ovviamente ha un utilizzo diverso, ma questa specificità di questo grandissimo spazio tutto affrescato è qualcosa di, direi, unico. Per cui ecco, rappresenta un po' quest'anima civile della città. È posizionato tra le due piazze commerciali della frutta e delle erbe che caratterizzano un po' la vita cittadina e direi che ecco, è uno dei simboli forti della città di Padova. A me fa piacere essere in questo posto perché è un po' uno dei biglietti da visita significativi della città. Tra l'altro il tetto dell'edificio è una carena di nave rovesciata e quindi rappresenta dal punto di vista ingegneristico qualcosa di veramente speciale per le sue dimensioni, ma la tecnica di costruzione è esattamente quella utilizzata dai veneziani nelle costruzioni delle navi dall'undicesimo secolo. Per cui ecco, un posto in qualche maniera che ha un legame forte con la vita cittadina e che noi padovani teniamo, diciamo così, in particolare considerazione. La città di Padova è una città relativamente piccola, diciamo così, l'area urbana sono 450.000 persone, ma abbiamo 60.000 studenti universitari che rappresentano una componente importantissima dell'economia cittadina. Il venir meno la presenza di queste persone ha creato dal punto di vista economico un grandissimo disagio e l'auspicio è che si possa tornare presto ad avere la loro presenza perché sull'economia cittadina sono assolutamente vitali. Ma la loro mancanza non è solo dal punto di vista economico, anche dal punto di vista della gestione della ricerca. L'università è intersecata nella vita cittadina in modo irrinunciabile e il fatto che manchi la loro presenza rende difficile anche la gestione dell'attività di ricerca. Per cui ecco, l'auspicio è che i laboratori e i nostri tesisti possano riprendere al più presto la loro presenza nelle strutture universitarie perché ce n'è bisogno per tenere viva l'attività di ricerca. Io con orgoglio come professore universitario posso dire che insomma tra le diverse aree di ricerca l'Università di Padova è prima a livello nazionale in molti dei settori. Questo grazie proprio a un'attività continua, a una ricerca del miglioramento continuo che il nostro rettore, ma tutto il corpo docente, ha sempre portato avanti con grande determinazione. Ecco, dover rinunciare al contributo di tutti questi giovani che sono la vera spinta all'attività di ricerca mette in forte discussione la capacità di essere competitivi sul fronte proprio dell'attività della ricerca di base. È vero che abbiamo mille strumenti oggi per dialogare da remoto e così, però io devo dire come esperienza personale, gli studenti, appena è stato possibile, sarebbe possibile vedersi di persona perché noi lo preferiremmo e capisco questa necessità di avere un contatto diretto con il docente, un dialogo che va oltre il rapporto freddo, cosa c'è da fare, cosa ho fatto, cosa non ho fatto, ma che costruisce una relazione che alla fine è quella che è l'elemento più solido per gestire un'attività che alla fine si basa sulla fiducia e sulla reciproca stima come quella che è l'attività di ricerca. Per cui ecco, l'auspicio è veramente che Padova già dalla fine del 2020 possa riprendere un'attività di ricerca, diciamo così, simile a quella che svolgeva fino all'inizio del 2020,
per difendere quella tradizione e quel posizionamento a livello internazionale che ne fa una città universitaria di grande prestigio. Quest'anno 2020 è stato un anno decisamente fuori dal comune, nella misura in cui per la prima volta, credo nella storia, si sono fermate tutte le attività economiche della città. Abbiamo potuto misurare questo rallentamento fino a questa stasi della nostra economia e io devo dire che l'ho seguita nei carichi elettrici che sono monitorati quotidianamente e hanno avuto delle riduzioni fino al 20% in alcuni giorni feriali del mese di marzo e di aprile, una cosa che non si era mai vista prima, nemmeno nella Seconda Guerra Mondiale si era arrivati ad avere un rallentamento così forte della domanda di energia elettrica. Chiaramente si sono fermate le attività economiche, si sono fermati i servizi e questo lo si è visto. Le ricadute dal punto di vista economico sono state importantissime e di questo si sta lavorando per venirne fuori, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione del settore dell'energia è stato un fattore nuovo, nel senso che abbiamo fermato un'intera industria, un'intera, diciamo così, organizzazione dei servizi. Se dal punto di vista industriale questo ha comportato delle grosse difficoltà, dal punto di vista ambientale abbiamo vissuto una stagione per tanti versi incredibilmente positiva. Cioè la qualità dell'aria nella città, come in tutte le città del nord Italia, è stata molto elevata e la dipendenza del nostro sistema energetico dall'estero si è ridotta, tutti elementi che abbiamo potuto sperimentare condizionano la nostra economia e sono venuti meno in questo periodo. Per tanti versi è stato un periodo da studiare. Noi qui a Padova abbiamo attivato diversi studi con l'università su quelli che sono i flussi veicolari connessi con la qualità dell'aria e connessi anche con la domanda elettrica per capire come questi diversi fattori interagiscano. Oggettivamente ci sono delle condizioni uniche per poter studiare questi fenomeni. Non abbiamo ancora i risultati, ma sono sicuro saranno dei risultati interessanti perché mai avevamo potuto studiare l'evoluzione di questi parametri e la loro interazione soprattutto. Ci siamo però resi conto che il nostro modello economico, l'organizzazione della nostra società, che ha tantissimi vantaggi, una rapidità di interconnessione con il mondo, una molteplicità di servizi a disposizione, ha al tempo stesso degli effetti collaterali importanti. Se penso al numero di incidenti stradali che nei mesi di marzo, aprile e maggio sono stati risparmiati, purtroppo gli incidenti stradali hanno una regolarità incredibilmente stabile nel tempo. In Italia noi abbiamo 3.500 morti mediamente da molti anni ed è tristemente regolare questi 10 morti al giorno. Ecco, in questo periodo abbiamo avuto una riduzione forte, ma così come le patologie legate alla cattiva qualità dell'aria che purtroppo abbiamo in pianura padana si sono fortemente ridotte nei mesi della primavera 2020. Ecco, ci siamo resi conto che il nostro sistema economico ha degli effetti collaterali, che sono anche pesanti. Dobbiamo ripartire riattivando la nostra economia, riattivando il nostro sistema energetico, il nostro sistema dei trasporti, ma possibilmente lasciando perdere tutti quelli che sono quegli effetti collaterali negativi che condizionano la nostra società. Non è semplice, ma io credo che la ripartenza, così come la stiamo pensando, abbia delle linee di tendenza che dobbiamo inseguire con determinazione. Penso alla modifica del trasporto, per esempio. Il trasporto pubblico locale deve evolvere nella direzione di sistemi a minor impatto ambientale e quindi l'acquisto di mezzi elettrici, per esempio, rispetto ai mezzi a combustione interna, che per l'aria della città sono senz'altro negativi. Ma così anche l'evoluzione di quella che è l'edilizia. Non possiamo pensare ancora ad edifici che hanno un consumo di energia. Non ce lo possiamo permettere dal punto di vista proprio della sostenibilità del nostro sistema economico. Allora ecco che per esempio nel comune di Padova abbiamo fatto la scelta che i nuovi edifici devono essere ZEB cosiddetti, Zero Energy Building, cioè edifici che non hanno un consumo netto di energia. L'abbiamo messo nel nostro regolamento edilizio anticipando
di alcuni mesi quella che è la scelta fatta a livello europeo, e io credo che questo sia un indicatore forte. Dobbiamo sostenere l'industria delle costruzioni, ma lo possiamo fare se alziamo un po' l'asticella delle prestazioni e riusciamo a costruire i nostri edifici in modo prestante dal punto di vista energetico, dal punto di vista ambientale. Ecco, quindi benissimo la ripresa, diciamo così, dell'economia legata alle costruzioni, ma con costruzioni che abbiano delle caratteristiche diverse rispetto agli edifici che abbiamo costruito fino a 2, 3, 5 anni fa. È chiaro che non è semplice, perché vorremmo perpetuare quelli che sono i modelli economici che abbiamo vissuto fino a ieri, ma ci siamo resi conto che non ce lo possiamo permettere. È lo stesso appunto nel sistema dei trasporti, ma lo stesso anche nella, diciamo così, fornitura di energia, sia a livello distribuito che a livello centrale. A livello distribuito, per esempio, abbiamo cercato di spingere per l'introduzione del fotovoltaico in tutti gli edifici della città e auspicabilmente della nostra regione. Perché? Ma perché è un modo per soddisfare in maniera diversa un fabbisogno che fino a ieri abbiamo soddisfatto con i combustibili fossili. Io uso chiamare i combustibili fossili il doping dell'umanità dal punto di vista energetico, perché hanno avuto un'impennata di consumi, un'impennata che ha portato a delle prestazioni della nostra economia e della nostra qualità di vita straordinarie. Siamo grati ai combustibili fossili perché nel XX secolo ci hanno consentito di far evolvere la nostra specie come mai prima, ma è doping, perché hanno degli effetti collaterali che sono estremamente pesanti, per cui dobbiamo continuare quella crescita senza utilizzare, diciamo così, delle fonti energetiche che, l'abbiamo appunto sperimentato anche di recente, hanno degli effetti collaterali importanti. E io credo che questa, che oggi viene chiamata transizione energetica, ma che io preferisco chiamare svolta energetica, perché la transizione è qualcosa di dolce, qui noi dobbiamo fare una sterzata forte, debba avvenire oggi perché abbiamo le tecnologie, abbiamo, diciamo così, l'opportunità dal punto di vista economico di farlo, e in qualche modo abbiamo capito come farlo. L'Europa su questo sta spingendo moltissimo. Se pensiamo al Green Deal della Commissione di Ursula von der Leyen, è un'idea chiara di dove indirizzare gli investimenti del settore energetico. E io credo che anche a livello nazionale il ministro Costa stia facendo un lavoro interessante nella stessa direzione. Dobbiamo portare quella linea di evoluzione tecnologica anche in ambito locale, e quindi coinvolgere le amministrazioni locali e quindi andare con forza in quella direzione. Ripeto, dal punto di vista tecnologico non è un grosso problema, è proprio un punto di vista di definire le politiche e portarle avanti con convinzione. Nel settore del trasporto pubblico anche abbiamo sperimentato in questo periodo come la riduzione dei chilometri percorsi abbia portato a degli effetti positivi sulla qualità dell'aria in ambito proprio strettamente urbano. E qui l'auspicio è veramente che le diversi livelli amministrativi, il governo, le regioni, i comuni, riescano a collaborare perché non si acquistino più mezzi a combustione interna. Oggi il prezzo di un mezzo elettrico è tutto sommato accettabile rispetto al prezzo di un mezzo a combustione interna, e il costo, diciamo così, di vita del mezzo, se si tiene conto anche del costo di utilizzo e quindi il costo chilometrico del carburante, diventa interessante. Milano ha fatto la scelta di non acquistare più mezzi a combustione interna, e io mi auguro che tutte le amministrazioni italiane facciano la stessa scelta e vadano nella direzione di spingere questo ricambio tecnologico. È chiaro che ci sono degli investimenti da fare, però io penso che se non lo facciamo in questo momento di crisi, in cui dobbiamo trovare delle linee di crescita diverse, mai lo faremo. Per cui io tendo a vedere positivamente questo ripensamento dell'organizzazione della nostra società, perché può essere l'occasione per accelerare i processi, come il virus è stato un'accelerazione di molti processi, no? Pensiamo all'introduzione della telematica nella nostra vita, nella didattica, nella relazione con gli amici, quante riunioni Zoom abbiamo fatto la sera per poter vedere gli amici, cosa che mai avremmo pensato di fare qualche mese prima. Ecco, abbiamo accelerato molto i processi, dobbiamo accelerare anche i processi dal punto di vista dell'offerta tecnologica dei servizi, e questo richiede visione, richiede determinazione.
dal punto di vista della ricerca questo è un po' una bellissima occasione. Dicevo del lavoro che abbiamo fatto sull'analisi tra la qualità dell'aria e i servizi offerti, ma è anche l'occasione per pensare appunto come rendere accettabile dal punto di vista sociale che i servizi siano svolti in maniera diversa. Per cui ecco, l'auspicio è veramente che noi utilizziamo questo periodo per ripensare i nostri servizi, ripensarli in termini di innovazione, ma ripensarli soprattutto in termini di maggiore vicinanza a quelle che sono le necessità delle persone, che abbiamo capito sono evolute nell'ultimo semestre, diciamo così.